Siamo stati capaci di far segnare pure Abraham dopo Cherry, dopo un anno da giocatore infortunato, entra e ti fa il gol del pareggio all'89esimo. Io non so più che dire di questa stagione, voglio. Innanzitutto iscrivetevi al canale e gratis, fatelo per me che dobbiamo arrivare agli 8K, poi non vi costa nulla, ma per me è importantissimo. Tasto like e commento. Allora, io oggi non mi sento di criticare questi ragazzi perché veramente ci hanno messo impegno, veramente sono entrati in campo per vincere la partita, poi vabbè, se Osimhen si mangia il gol davanti porta, Kvara idem, Svilar diventa Gesù Cristo, la colpa non è di nessuno. Potremmo dare la colpa alla difesa, a Juan Jesus per i due gol subiti, perché ragazzi non puoi fare quegli interventi in quel modo. Io, cioè, calcio di rigore con Rachmani che dicevano no, non l'ha toccato, cioè ragazzo ma fai il serio, Cristi Dio fai il serio, il secondo che si perde Abraham, che è 1,50 m Abraham di testa, ma io rendiamoci conto come siamo caduti in basso Abraham, rendiamoci conto come siamo caduti in basso. Allora, se da una parte c'è un allenatore che è iniziato da poco, ma che se ne intende di calcio, ovvero Daniele De Rossi, perché fa i cambi per andare a riprendersi la partita e ci riesce. Dall'altro c'è un allenatore che, ragazzi, non linciatemi, vi prego, ma forse non so come faccio ad allenare una nazionale, perché in che mondo è mondo i cambi su un calcio d'angolo a sfavore non si fanno mai, 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 why you mai? E lui che fa? Va a fare il cambio nel calcio d'angolo perché io devo cambiare perché se no. Cioè, è tutta una stagione strana, lo possiamo dire. Addirittura il Napoli oggi aveva un XG di 3,80, significa quasi 4 gol. Rendiamoci conto, rendiamoci conto. E trovo allucinante che, pur giocando una buonissima partita, perché Napoli oggi ha giocato la partita migliore da quando c'è Calzona, penso che questa sia la più bella fatta dal Napoli di Calzona, non riesce a segnare dopo che fai 25 tiri, 9 nello specchio e tu non riesci a buttarla dentro. Ti arriva la Roma che con due tiri in porta ti fa due gol, cioè ragazzi, allora è proprio una stagione maledetta. Ovunque morisci, è una stagione di merda. Vedete, non mi arrabbio nemmeno più perché non ha senso arrabbiarsi, spacco questo e spacco quello, sfotto quell'altro, ragazzi, io non faccio nemmeno più gli sfotto a quegli altri youtuber, ma poi a che serve? Perché giustamente facciamo i dissing, saliamo io e te, ma a me non me ne fotte niente. Allora, ora è il momento di dire la verità, no? Questa squadra non è scarsa, perché non è scarsa, voglio. Perché non è scarsa? Perché l'XG di oggi ti dimostra che il Napoli sa giocare a calcio e che non la butta dentro. Cioè, quello è un altro discorso, è che non la butta mai dentro. È quello il problema. Ragazzi, il problema è la società. È la società perché prima ti affidi a Garcia, poi a Mazzarri, poi a Calzona e poi domani ti affidi a Pinco Pallino. Ora serve un'unità collettiva da parte di tutta la tifoseria napoletana per chiedere alla società di darsi una morsa sul calciomercato e sul prossimo allenatore e sul prossimo DS del Napoli. Io non voglio dire che Juan Jesus se ne andrà a Napoli, questo nessuno lo mette in dubbio, anzi è stato rinnovato per un altro anno, ma l'errore sta nel dire sostituiamo Kim con Nathan, e però Nathan non gioca, però Nathan poteva giocare al posto di Kim. No ragazzi, no, no. No, non è la stessa cosa. Ma noi l'abbiamo preso dal Fenerbahce, Kim, hai visto ora il Bayern Monaco sta facendo panchina, ma non c'entra niente. Tu, io l'ho guardato quando è al Napoli, non me ne fotto, se ne vanno nelle altre squadre, a me non me ne frega, sinceramente. Tu non puoi sostituire il miglior difensore della Serie A con un ragazzo che, io con tutto il bene che posso avere per Nada, ma non era da Napoli. Ma assolutamente non era da Napoli, voglio. Cioè, io non ve l'ho detto, non ho più parole, perché è tutto inutile, è tutto inutile. Se tu vuoi provare a mettere 10 attaccanti, 0, cioè, tu puoi mettere chi ti pare lì davanti, chi ti pare. Nessuno la butterà dentro e nessuno ti porterà a dire oggi abbiamo vinto in un modo clamoroso.
Perché ragazzi, oggi il Napoli meritava la vittoria. Meritava la vittoria oggi, e se non fosse stato per Svilar, Napoli oggi, se vinceva 4-1, non aveva rubato nulla. Anzi, saremmo qui ad elogiare questo Napoli. Però questa sera ci troviamo qui nuovamente a discutere di una squadra che è senza anima. Anzi, l'anima oggi ce l'hanno messa, si è visto quel carattere, ma quel carattere non serve più. Ragazzi, non, perché alla prima occasione che ti viene contro, tu prendi gol, tu puoi creare 10 occasioni, ma non la butti dentro. Ragazzi, è a livello mentale che questi ragazzi sono distrutti. Sono distrutti a livello mentale. Io non so Garcia cosa gli abbia fatto nella prima parte di campionato. Non lo so. Non so veramente cosa gli abbia combinato, però voglio, Garcia li ha ammazzati. Mazzarri li ha provati a risollevare. Calzona, per l'amor di Dio, ci ha provato, almeno a dare un imprinting di gioco di stile Spalletti, ci ha provato, ma non ci è riuscito. Ve l'ho detto, ora serve unità da parte dei tifosi. Io la stagione del Napoli la racchiudo nel gol di Abraham, che questo torna, segna e fa il gol vittoria. Il gol del pareggio l'altra settimana Cherry, quell'altra settimana ancora Juricic, cioè, è tutto così assurdo, è assurdo, la stagione del Napoli è racchiusa in questo gol di Abraham, tanta sfiga e chiunque, tu, meno male che la Salernitana già l'hai affrontata, perché se tu vai a affrontare la Salernitana, buscavo pure la Salernitana, e ora dobbiamo andare a Udine, se non erro, l'Udinese che sta lottando, che oggi ha pareggiato una partita incredibile con il Bologna, addirittura la stava pure per vincere la partita con il Bologna. Io già lo so che li perderemo, lì fu il campo dove ci arrivò lo scudetto l'anno scorso, ma quest'anno di quel Napoli non c'è rimasto nulla, a livello psicologico non c'è rimasto nulla. Comunque, se mi volete fare un piacere, iscrivetevi al canale, non vi costa nulla, sempre e comunque forza Napoli. Noi ci vediamo domani, spero di riuscire a fare una live per parlare un pochino tutti quanti insieme. Comunque, tasto like, il commento e fatemi sapere che ne pensate di questa stagione così maledetta. Ciao.